Buonasera a tutti, ecco, ci ritroviamo. Ieri sera abbiamo introdotto questo importante tema del vogliamo fare scuola con le parole della scuola che in questi giorni che stiamo riflettendo sull'educazione civica, perché sappiamo che le linee guida che ci sono state consegnate da pochi giorni, da settembre 2000, sono da applicare, da attuare. Se l'intervento di ieri con il professor Luciano Corradini e Andrea Porcarelli ci hanno introdotto in un scenario generale, in un cammino che è stato fatto dalla scuola in Italia di riflessione e dove ci siamo portati a casa sicuramente delle parole importanti, l'essenzialità, la trasversalità che deve caratterizzare l'insegnamento di educazione civica, tra oggi e venerdì prossimo andiamo a declinare queste riflessioni in percorsi educativi e didattici. Oggi la scuola primaria sarà con noi, è con noi la dottoressa Maria Teresa Marsura e con anche con l'aiuto, con il sostegno e il supporto della professoressa Ornella Donzelli. Io ringrazio per questa disponibilità. Ricordo che ieri, mentre il professor Porcarelli andava a presentare le linee educative, nasceva anche un impegno, un desiderio, un'opportunità di creare dei percorsi specifici per quanto riguarda le nostre scuole, le scuole cattoliche, come percorsi di educazione civica che hanno un loro declinarsi a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado. Io adesso do volentieri la parola alla professoressa Maria Teresa Marsura perché si introduca in questo tema, dove vediamo quali itinerari didattici nella scuola primaria per insegnamento dell'educazione civica. Ci siamo detti anche ieri, importante perché ormai sono temi che da anni stiamo riflettendo su questi temi, però che da settembre possa veramente questo invito, questo insegnamento diventare effettivo e non essere più la Cenerentola. Ecco. Però per poterlo fare in questa trasversalità abbiamo bisogno sicuramente di cogliere quali sono quegli elementi e poi decidere dove, come e quando questa trasversalità si apre. Grazie, a tutti auguro una buona serata. Anche stasera abbiamo superato il centinaio di partecipanti, sono temi toccanti, come altre volte la videoregistrazione di questo intervento, come gli altri, sarà resa disponibile, fruibile da tutti. Grazie ancora, dottoressa Marsura, dottoressa Donzelli, a voi la parola. E buon lavoro a tutti. Grazie. Allora, buonasera, spero che mi si vede. Ecco, ho la condivisione dello schermo e ringrazio per questa opportunità FIDAE, per questa opportunità di condividere un'esperienza su questa materia e disciplina con il professor Luciano Corradini, da sempre, dai tempi dell'università, abbiamo creduto che dovesse entrare a regime in ogni ordine e grado di scuola, a partire dalla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado. E davvero sono onorata di poter dare un mio modesto contributo in questo webinar e spero possa essere da sprono più che da esempio alle persone che sono qui oggi presenti. Partiamo, ecco, dal titolo: che
che è il focus, no, dell'educazione civica di questo webinar di oggi, insegnare educazione civica nella scuola primaria, itinerari didattici. Allora, prima di, procedere con l'avanzamento delle slide, non vanno avanti, quindi chiedo un aiuto, un supporto. Volevo sottolineare il fatto che l'educazione civica, ecco, l'educazione civica mette al centro la persona, quindi la persona al centro della formazione, degli itinerari educativi, pedagogici, didattici, soprattutto in tutti gli ordini di scuole, ma in particolar modo nella scuola della primaria, dove io sono anche un'insegnante da circa 21 anni. Ho presentato così schematicamente una sorta di grafico in cui la dimensione orizzontale sarebbe presentata dalla società, quindi i gruppi dei pari, tutte le agenzie informali e non formali che il bambino va a toccare, dalla famiglia alla scuola, i gruppi di coetanei, i gruppi di gioco e quant'altro. Quindi questa rappresenta una dimensione orizzontale sulla quale però si innesta una dimensione verticale di stratificazione, quindi che è rappresentata dalla scuola come una sedimentazione dei diversi saperi, delle diverse esperienze, ed è la scuola, l'agenzia formale per eccellenza. Al crocevia, diciamo, la retta che si va a formare nell'incrocio di questa scelta ordinata è il curriculum. Quindi, nel caso dell'educazione civica, il curriculum dell'educazione civica deve essere un curriculum, intanto, che ha una valenza trasversale, quindi che va a toccare tutte le discipline, quindi italiano, matematica e tutte le varie altre discipline, arte, che non è da meno, musica, che sono tutte di pari dignità, ed è un curriculum verticale che deve passare dalla nascita, soprattutto, perché anche la famiglia ha il suo imprinting, dal suo imprinting alla scuola, e quindi questo curriculum verticale va a formare, se vedete la freccia, va a formare quello che è la persona, cioè il tipo di individuo noi vogliamo formare, vogliamo coltivare, vogliamo educare. Quindi la persona infatti rappresenta la parte, il substrato sostanziale sul quale bisogna lavorare. La prima parte, diciamo, di questo intervento sarà un po' più di carattere metodologico, quindi con piccoli riferimenti a modelli pedagogici e quant'altro, e poi la seconda parte riguarderà più le questioni organizzative e le semplificazioni. Tant'è la professoressa Donzelli poi porterà, ad esempio, un itinerario che con la mia classe dalla prima, della scuola primaria, ora saranno in quinta, abbiamo iniziato a fare per dimostrare che si può, anche con pochi mezzi, con poche risorse, si può, cambiando la modalità di fare didattica, cioè concepire la didattica mettendo al centro, secondo una sorta di didattica modulare, l'educazione civica, al cui fulcro, nel cui nucleo, c'è cioè appunto la formazione della persona, dell'uomo e del cittadino. Infatti, l'educazione civica deve porsi al centro quindi della formazione della persona e che va a toccare diversi aspetti cognitivi, emotivi, socio-relazionali, etico-valoriali, che diventa un focus molto importante, e gli atteggiamenti e i comportamenti, perché, come sapete, oltre a dare una valutazione sulla disciplina, che dovrà avere una sostanziale dignità epistemologica, secondo noi, dovrà poi il team, il gruppo docenti, oltre a dare questo voto sulla singola disciplina, dovrà comunque valutare l'aspetto degli atteggiamenti del comportamento. Quindi l'educazione civica è chiamata a dare due voti secondo diversi piani, due diversi livelli. Poi, altro fulcro molto importante, appunto quello della scuola. Quindi si deve rivedere PTOP, il curriculum verticale. Siamo chiamati noi docenti a creare
un curriculum verticale, facendo ad esempio, come nella mia esperienza, dei gruppi di lavoro, istituendo delle commissioni apposite per questo. Poi c'è l'organizzazione educativo-didattica che necessariamente dovrà essere cambiata e modificata, ponendo appunto l'educazione civica al centro del percorso educativo e irraggiandola e quindi collegandola a tutte le altre discipline e non viceversa come magari si è fatto fino adesso. E poi c'è un altro aspetto molto importante nella scuola da non sottovalutare, ma che sia veramente un patto che venga agito, quello è il patto di corresponsabilità scuola-famiglia, che nella scuola primaria da qualche anno è stato diciamo, preso anche come patto da istituire, da stipulare con la famiglia, con la scuola, ma anche con i singoli allievi, e quella è la cosa bella, cioè rendere responsabili cittadini attivi già i bambini anche da tenere età, ovviamente stando ai loro ritmi, stili di apprendimento e secondo i loro tempi. Poi altro fattore molto importante è appunto la società, quindi le diverse agenzie educative, quindi a livello formale, che sono formali, informali e non formali, il gruppo dei pari, che è molto importante, e poi la rete territoriale, l'ambiente, che riveste un ruolo molto pregnante in questo senso, e il web, che è l'ambiente digitale sul quale poi ci siamo dovuti anche formare noi insegnanti in questo periodo di emergenza. Vorrei sottolineare che, ad esempio, l'emergenza di questo periodo, vi porto la mia esperienza nel percorso educativo-didattico che ho fatto con la mia classe. Siamo riusciti a, cioè il nostro intento, poi ci siamo anche riusciti perché abbiamo verificato che poi in realtà è stato questo, a sviluppare una certa resilienza nei bambini e a far sì che uno stato di emergenza, come quello innescato dal Covid-19, si sia trasformato in una grande opportunità di crescita. Poi l'educazione civica appunto è costanziata da due tipologie di fattori. Da una parte abbiamo i modelli pedagogici, cioè che tipo di uomo, che tipo di persona vogliamo formare, cosa vogliamo educare, cosa vogliamo che venga messo in risalto, in evidenza, e dall'altra parte, l'altro braccio, diciamo, è relativo alle questioni organizzative, cioè come muoverci, quando, in che tempi, in quali spazi, e poi come collegare i modelli pedagogici alle questioni organizzative tramite appunto le proposte didattiche e percorsi educativi che siano poi che fungano da best practice, quindi da buone pratiche da poter attuare. Quindi abbiamo questi due aspetti fondamentali del nuovo insegnamento, nuovo per modo di dire perché è entrato a regime molti anni fa, poi è diventato, diciamo, una materia collaterale, poi fondamentale, eccetera, eccetera. Poi ho avuto modo di seguire l'iter nel 2008, partecipando alla commissione col professor Corradini sull'allora cittadinanza chiamata cittadinanza e Costituzione. Ma gli aspetti fondamentali e salienti di questo insegnamento sono appunto la trasversalità, perché la formazione dell'uomo, quindi è fondamentale chiarirsi, cioè che tipo di persona, qual è l'orizzonte su quale si vuole lavorare, la formazione dell'uomo occupa tutte le fasce, tutte le materie ed è onnicomprensivo e quindi non può toccare una singola materia, ma è collegato a tutto quello che va a incidere sulla formazione e l'educazione della singola persona, quindi in questo caso dei singoli alunni. E poi dall'altra parte c'è la disciplinità, perché alla fine è fondamentale che si dia una dignità a
questo insegnamento che altrimenti rischierebbe di perdersi nei rivoli dei mille progetti di ambientale oppure di stradale, educazione alla salute, educazione all'emotività. Invece è giusto che abbia un insegnamento che abbia uno statuto epistemologico, diciamo, riconosciuto, quindi una disciplinarietà che venga valutata, perché altrimenti il rischio, a mio avviso, lo dico da docente in modo critico, che diventi un'appendice delle materie, o meglio delle classiche materie con le quali è sempre stata abbinata nella scuola primaria, storia e geografia, quindi si fa quella paginetta di cittadinanza, costituzione prima ed educazione civica, ma in realtà non si tratta fino in fondo la materia come invece dovrebbe essere. Quindi volevo un attimo porre l'accento sull'educazione civica e sulle parole di definizione, di necessità e di criticità che con essa si porta avanti. Il termine educazione civica viene spesso associato appunto a diverse espressioni, a diversi termini, espressioni terminologiche, quali educazione alla cittadinanza, educazione giuridica, educazione del cittadino, alla convivenza civile, alla formazione civica. Quindi rischia un po' di essere tutto per non essere poi sostanzialmente un niente. Quindi occorre prima, secondo me, fare una chiarezza sui termini e su quello dove si vuole arrivare. Sul piano contenutistico, la definizione di educazione civica fornita dall'UNESCO e ripresa da diverse organizzazioni internazionali evidenzia una serie di campi che sono ad essa correlati, ad esempio l'educazione allo sviluppo, l'educazione ambientale, l'educazione alla globalità, alla salute, ai diritti umani, l'educazione interculturale, multiculturale, alla pace, agli studi scientifici e tecnologici riferiti alla società, agli studi sociali, l'educazione ai valori e agli studi alla mondialità. In questo, diciamo, piano contenutistico ci sono riferimenti alla globalità, all'universalità del valore dell'uomo, che non può essere, diciamo, settoriale, ma è per forza globale, come anche il sociologo Edgar Morin, in un libro sui 7 saperi necessari all'educazione del futuro, sosteneva appunto che c'è una sorta di antropoetica che deve essere passata nella deontologia, nell'epistemologia della disciplina. Questa antropoetica che cos'è? È l'etica antropos etos, quindi è l'etica dell'uomo, sempre perché ci si rifà alla condizione che esiste solo una specie universale, che è appunto quella umana per quanto riguarda l'uomo. L'educazione civica davanti deve orientare quindi il proprio sguardo e quello del soggetto che è indagato su una dimensione molto personale, alla quale appartengono sia le conoscenze che gli atteggiamenti interni del soggetto e il riflesso degli stessi però nel rapporto con gli altri, quindi io e l'altro. Io posso definire me stesso solo se sono in rapporto con l'altro, no? Io sono un essere sociale, quindi l'altro mi serve per il confronto, per sviluppare appunto quelle che sono le abilità sociali. Poi sulla dimensione sociale, infatti, riconducibile al coinvolgimento attivo dello studente nella comunità, si crea quel senso, si dovrebbe creare, se ci si lavora bene, quel senso di bene comune, di comunità educante, che appunto, quale luogo migliore rispetto alla scuola rappresenta questa comunità educante, in cui ognuno di noi, compresi gli insegnanti, diventa un soggetto attivo, partecipante, ma al contempo diventa anche una persona che può attingere insegnamenti anche dai ragazzi. E sulla dimensione spaziale anche è importante soffermarsi perché il soggetto apprende le sue diverse identità, da quella locale a quella mondiale. Poi bisogna soffermarsi anche sulla dimensione temporale, che ci esorta ad avere un orientamento responsabile verso il futuro, agendo nel presente e ricordando, facendo memoria appunto del passato. Infatti in questa slide ho messo al centro
La persona, sempre il focus dell'educazione civica, che è la formazione della persona, del cittadino e del lavoratore, quindi la persona umana, il cittadino responsabile e il lavoratore capace, all'interno appunto di questo quadrato che è collegato a queste quattro dimensioni, sociale, temporale, spaziale e personale. Scusate, ho la voce un po' tremolante, ma è una cosa insomma di salute, un abbassamento dovuto ai condizionatori e quant'altro. L'educazione civica quindi si profila come un'esperienza che tocca diversi livelli. Quindi abbiamo un livello personale al fine di modificare i comportamenti di vita della persona stessa. Poi livello sociale al fine di ottenere un maggiore impegno nella vita pubblica, ma la vita pubblica anche in famiglia, la vita pubblica anche nella scuola, nel gruppo di pari, una dimensione, un livello spaziale in modo da sviluppare l'interdipendenza e il livello temporale come capacità di produrre prospettive e progetti per il futuro. Quindi lavorare già fin da piccoli per proiettarsi in avanti in una dimensione che sia di progetto, quindi di futuro, di speranza, di positività già per se stessi, il famoso progetto di vita che in molte università diventa anche motivo di indagini, di tesi ed è molto interessante indagare. Poi è possibile guardare al concetto dell'educazione civica come se comprendesse uno sguardo sul soggetto stesso, sia in senso orizzontale che verticale. Questo insegnamento si sviluppa sul versante dell'orizzontalità perché pone sullo stesso piano tutti i soggetti in quanto appunto esseri umani. Ma anche su quello della verticalità si pone in quanto non educa solo il qui ed ora o unicamente i bambini del futuro, ma soprattutto educa nel presente, come abbiamo detto prima, per il futuro del giovane e della società. Quindi è un progetto di costruzione di una comunità interdipendente che sia valida non solo nel locale, ma anche nel globale. Robertson diceva glocale, aveva coniato questo termine di glocalità, che è l'insieme della parola locale e globale, proprio per sottolineare l'interdipendenza di ciascuno di noi. Andando avanti, l'educazione viene quindi presentata come il complesso di modi di agire e di comportarsi dell'uomo cittadino nei suoi rapporti con gli altri singoli associati nelle collettività sociali, nelle varie comunità, nei sindacati, nei partiti, nei suoi rapporti con la comunità politica nazionale e internazionale, con il suo stesso lavoro, persino con se stesso, come persona. Il civismo riguarda anche il suo comportamento sotto l'aspetto civile, cioè la sua buona educazione formale, la sua sensibilità sociale, la capacità di immedesimarsi con gli altri, di collaborare ed essere solidale in quanto l'uomo è soggetto a diritti e doveri. L'educazione al civismo riguarda essenzialmente l'agire, anzi il modo positivamente responsabile di agire e di comportarsi di chi vive nell'ambito comunitario. Sotto queste slide trovate questi riferimenti che sono appunto le citazioni, sono le pagine del libro dove ho preso queste citazioni. Penso vi possano essere utili. Poi il professor Luciano Corradini sottolinea la necessità di ampliare gli orizzonti dell'educazione civica. Perché? Perché sostiene che la cittadinanza alla quale noi pensiamo e per la quale stiamo lavorando non finisce e non si esaurisce dentro quelli che una volta si chiamavano i confini della madre patria. La cittadinanza e la patria alle quali pensiamo sono per così dire
a geometria variabile, mutevole, nel senso che riguardano tutti gli ambiti e le appartenenze che ci definiscono come persone, come cittadini di una città, di una regione, di una nazione, di un continente e del mondo. E ancora una volta qui riesce fuori il discorso dell'antropoetica e dell'interdipendenza positiva, della transculturalità, della globalità, ma mi piace parlare più di transculturalità, cioè di interscambio, di arricchimento delle culture. Per quanto riguarda alcuni documenti di riferimento, quelli più recenti, ecco, ci sono le indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018. Sono trascorsi 5 anni dalla pubblicazione delle indicazioni nazionali del 2012 e a queste hanno fatto seguite che cosa? Uno, una sperimentazione della durata di 3 anni che con i suoi esiti ha condotto ad alcune conclusioni. Due, novità istituzionali introdotte dalla legge 107 del 2015 e dal Piano Nazionale della Scuola Digitale che hanno conferito tale rilievo alla competenza digitale da rendere necessaria una revisione delle indicazioni nazionali stesse. E tre, il richiamo da parte delle istituzioni sovranazionali ad un maggiore impegno verso temi quali la cittadinanza europea e globale, la sostenibilità e la coesione sociale. Infatti, uno dei riferimenti molto importanti, citati anche nelle nuove linee guida, è appunto l'Agenda 2030. Per questo motivo, il 22 febbraio del 2018, il Comitato Scientifico Nazionale ha prodotto un documento che sostanzialmente sono indicazioni nazionali e i nuovi scenari, con il fine di riflettere sulle indicazioni che hanno già preso spazio nella scuola e orientarle verso nuovi e necessari orizzonti. Non si tratta quindi di aggiungere nuovi insegnamenti, semmai di ricalibrare, secondo un'altra modalità di progettazione, quelli esistenti. Nel documento, in merito all'educazione, alla cittadinanza e alla sostenibilità, vengono ribaditi e rafforzati i concetti già presenti nelle raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 2006, nelle indicazioni nazionali del 2012 e nell'agenda appunto 2030 emanata dall'ONU nel 2015. Di quest'ultima viene ritenuto importante l'obiettivo, il goal numero 4, che riguarda la scuola, secondo il quale l'istruzione, ve lo leggo perché è molto importante, l'istruzione può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell'agenda, fornendo competenze culturali, metodologiche e sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. Quindi vediamo che alla scuola viene dato, almeno ideologicamente, un punto centrale sulla formazione del cittadino, non solo a livello locale, ma globale, mondiale, internazionale. La raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maccio 2008, del 2018, scusate, mette in campo la revisione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, che è un altro punto molto importante, quindi il lifelong learning, l'apprendimento per tutta la vita, per sottolineare che la formazione inizia dall'infanzia e non terminerà mai questo processo di continua revisione, di risposta e di educarsi allo stare insieme e a creare quella che è un'interdipendenza, diciamo, positiva di responsabilità, di consapevolezza e di senso di responsabilità. Negli intenti si pronuncia infatti che le competenze chiave, come definite nel presente quadro di riferimento, intendono porre le basi per creare una società che sia più uguale e più democratica. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratica. Si parlava di diciamo, cultura democratica già al tempo di Dewey e ancora prima, quindi per sottolineare quanto questi concetti siano proprio insiti nell'uomo, nell'educazione, al vivere insieme, al vivere bene insieme.
Tra le 8 competenze chiave emergono, le leggo alcune perché sicuramente le conoscete, la competenza alfabetica funzionale, quella multilinguistica, matematica e competenza scientifica, competenza digitale, personale, sociale, competenza di imparare proprio per sottolineare questo processo continuo e sempiterno, la competenza in materia di cittadinanza, infatti già qui si era sottolineata questa competenza specifica legata a oggi l'educazione civica, la competenza imprenditoriale, la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Nello specifico, in materia di cittadinanza, oggi educazione civica, si riferisce a cosa? Alla capacità di agire da cittadini responsabili, di partecipare pienamente alla vita civica e sociale. Sono gli aspetti fondamentali dell'educazione civica. In base a cosa? Alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici, oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità, tema che è diventato uno degli assi tematici delle nuove linee guida, no? Che sono tre assi tematici, le linee guida del 2020, recentissime, inquadrano e individuano tre assi concettuali che sono la Costituzione, l'educazione all'ambiente e alla sostenibilità con il riferimento specifico all'Agenda 2030 e la cittadinanza digitale. A partecipare poi la competenza in materia di cittadinanza cosa fa? Sollecita a partecipare alla formazione delle conoscenze che sono i concetti relativi a cosa? A gruppi, ambiente lavorativo, alla comunità, economia e cultura, la comprensione dell'identità nazionale come insita in quella globale e nella conoscenza dei sistemi, ritorna al concetto di sostenibilità, quindi della conoscenza dei sistemi sostenibili. Tra le abilità richieste vi sono sicuramente la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile ancora della società. Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione, sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente ed interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. E qui si fa riferimento a quello che viene indicato come terzo nucleo tematico delle linee guida, appunto la cittadinanza digitale. La legge poi 92 del 20 agosto 2019, precedente appunto alle linee guida, cosa dice? Dove pone l'attenzione e l'accento? Il dibattito sull'educazione civica nelle scuole è riemerso verso la fine del 2018, anche in seguito ad alcuni fenomeni sociali che stanno prendendo piede nel nostro paese. A ciò ha fatto seguito un'immediata risposta della classe politica, che ha dato avvio nell'anno successivo, quindi nel 2019, ad un iter legislativo culminato poi con la promulgazione della legge numero 92 del 20 agosto 2019. La legge stabilisce l'entrata in vigore del presente insegnamento, volto ad abrogare e sostituire a partire dal 1 settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, quindi dell'anno appena passato, l'articolo 1 del decreto legge numero 137 del 1 settembre 2008, numero 137, convertito poi con modificazioni varie, legge 168 del 30 ottobre 2008 e il decreto legislativo 62 dell'aprile del 17, rispettivamente per alcuni commi. Ecco, ho fatto un po' un excursus, diciamo, anche delle leggi, perché è importante che noi insegnanti abbiamo ben chiaro e bene in mente qual è, diciamo, l'iter anche che una legge va, cioè cosa c'è sotto una legge, sotto l'iter che sostanzia questa legge, perché si capiscono anche i motivi fondanti per cui si prende una strada o un'altra. Con la legge del 92 del 20 agosto 2019,
2019 verrà istituito così nel primo e nel secondo ciclo di istruzione l'insegnamento trasversale dell'educazione civica. In particolare, le istituzioni scolastiche dovranno prevedere l'insegnamento dell'educazione civica e il curriculum d'istituto per ciascun anno di corso, anche usufruendo dell'autonomia scolastica regolamentata dal DPR 275. E dovrà essere inserito nel PTOF. E molto importante è che già dalla scuola dell'infanzia si preveda l'inserimento di questo insegnamento di educazione civica. E questo proprio per il fatto che si vuole portare, quindi cosa c'è dietro la legge, dietro questo progetto di legge? Ci deve essere un progetto ben preciso di dove si vuole andare a parare, di qual è, dove si vuole andare a parare, qual è il tipo di uomo, di formazione che si vuole dare al bambino, poi al preadolescente, all'adolescente. E questo è importante che noi insegnanti, soprattutto all'interno di uno stesso istituto, abbiamo quest'idea molto chiara e che sia condivisa, perché altrimenti un curriculum verticale non trova poi, non è condiviso nei suoi concetti profondi. Sostanzialmente, poi andiamo un pochino più avanti, l'educazione civica può essere ripartita, diciamo, nell'attuazione in diverse fasi. Allora, la prima fase, quella didattica, prima di avviare la fase di progettazione, sarà bene predisporre un'analisi della situazione di partenza degli individui a cui si intende proporre l'intervento didattico. Allo stesso modo andranno rilevati i bisogni formativi e le aspettative di chi, pur non intervenendo direttamente, sta alle spalle degli alunni e può risultare coinvolto e interessato agli esiti dell'intervento, come ad esempio le famiglie che diventano parte in causa, cioè dovranno essere coinvolti anche nelle progettazioni. È auspicabile che il patto di corresponsabilità non sia solamente un documento firmato ed asettico, ma ci sia una collaborazione fattiva ed attiva. Occorre anche partire dalla riflessione sul TOF e sul RAB prodotti dalla scuola per poter effettuare una ricognizione e poter prevedere eventuali collegamenti tra l'educazione civica e le altre attività previste, soprattutto con il collegamento con il territorio, quindi gli enti locali, ad esempio nelle varie proposte che poi anche la professoressa Donzelli vi illustrerà. Da 5 anni oramai noi collaboriamo, siamo nel territorio di Latina, con il Museo della Terra Pontina, che è appunto è un fulcro storico della memoria di questo territorio. E già dalla prima classe abbiamo fatto affrontare, adeguando ovviamente gli argomenti, i bambini al tema, cioè, della bonifica e di altre cose che poi non anticipo perché la professoressa Donzelli, che è un'esperta di didattica museale del Museo della Terra Pontina, vi potrà spiegare meglio. Poi, per attuare questo curriculum, questi progetti di educazione civica nella scuola, quindi dopo una parte didattica, vediamo la seconda fase che prevede l'avvio della progettazione effettiva, in cui viene a delinearsi la stesura degli obiettivi che ci si augura di raggiungere, della finalità che deve essere sempre molto chiara sin dall'inizio. Questa fase si decide come investire le risorse disponibili, si stabiliscono quali interventi mettere in atto e soprattutto gli esiti che ci aspettiamo da questi interventi. Occorre poi similmente sviluppare una progettazione che miri a far acquisire agli alunni alcune conoscenze, concetti, definizioni, tempi e allo stesso tempo esperienze dirette di partecipazione alla vita comunitaria, locale e anche scolastica. Sostanzialmente, poi nella fase 3, tutte queste informazioni raccolte dall'analisi della situazione iniziale di partenza verranno elaborate, trasformate e direzionate in una fase d'azione verso strategie razionalmente e volutamente scelte, poiché scientificamente dichiarate utili a risolvere le carenze riscontrate e
e a potenziare invece quelle che sono più positive. Inoltre, per ciascuna strategia dovrà essere regolarmente previsto un momento di verifica, altra fase molto importante, in itinere, affinché il risultato di quest'ultima possa costituire un rilevamento dell'efficacia della strategia stessa o possa fungere da aggiornamento delle strategie intraprese. Altra fase, la fase 4. È la fase sostanzialmente di verifica e valutazione formativa, in cui si eseguirà un confronto tra la situazione iniziale e i risultati raggiunti, nella quale vengono confermate o eventualmente ripensate le strategie riflettendo sul percorso intrapreso. Per concludere, si raccolgono tutti i materiali educativo-didattici che serviranno da documentazione e da buone pratiche del lavoro svolto. Questo punto è molto importante sottolinearlo, perché molte volte i docenti di ogni ordine e grado, ma soprattutto parlo, ecco, per la primaria, nel mio caso, sembra che uno fa poco. Invece, raccogliendo, avendo cura di raccogliere passo passo tutte le esperienze e farne, diciamo, un dossier documentativo, alla fine ci si accorge, anche noi insegnanti, che il lavoro fatto è molto, e poi analizzarlo alla fine del percorso serve anche non solo per documentare quello che si è fatto, ma anche per riflettere e per aggiustare il tiro su alcuni percorsi, alcune scelte didattiche, metodologiche, valutative che si sono effettuate. Alcune questioni organizzative, non solo, fondamentali sono appunto i legami con le famiglie e il territorio. Il patto di corresponsabilità su cui insisto è fondamentale e molte volte veramente questo documento viene uno non proprio calcolato, due al massimo firmato, tre molto poco agito. Quindi i genitori, se vengono resi partecipi di ciò che si fa anche a livello di come si sta organizzando questa materia, quello che si sta facendo, li si rende anche fattivamente collaboratori, cucendo, ora dico a caso, costumi o aiutandoci a preparare, allestire degli spettacoli, come nel caso delle varie esperienze che abbiamo fatto, e vi parlo per un'esperienza vissuta in una scuola primaria. Alla fine anche i genitori stessi apprezzeranno il lavoro di questa educazione civica e arriveranno addirittura a dirvi, come è successo nel nostro caso, grazie perché noi non conoscevamo fino in fondo, con l'analisi che hanno fatto i bambini, i 12 principi ad esempio della Costituzione, cosa che abbiamo fatto l'anno scorso in classe, e lo abbiamo fatto in maniera, abbiamo analizzato questi 12 principi della Costituzione in modo molto, molto dettagliato. Dettagliato, tant'è poi siamo andati anche al comune in una manifestazione e il sindaco è rimasto sorpreso dal fatto che i bambini di 8 anni conoscessero molto bene i 12 principi fondamentali della Costituzione e soprattutto quello che per noi era un po' il cardine, cioè l'articolo 3, che è un po' a livello sostanziale, l'uguaglianza, che è quello che rappresenta l'uguaglianza sostanziale e formale. E ad esempio il sindaco si è meravigliato perché nelle esperienze sue, ma anche nella mia e in quella di tanti altri, compresi i genitori e i bambini stessi, alcuni dettagli, alcuni articoli che per noi sembrerebbero scontati della Costituzione, non sono per nulla conosciuti come sembrerebbe o come dovrebbe essere. Quindi fondamentale è questa, rendere partecipi e collaborativi i genitori. Educare quindi soggetti cittadini significa dotarli di una cassetta degli attrezzi utile per leggere criticamente la propria realtà, che però deve essere coerentemente presente in tutti i setting educativi, formali e informali, coscienti del fatto che i contenuti di questo insegnamento superano l'area scolastica e investono le altre agenzie educative e le associazioni o enti presenti sul territorio. Quindi è una formazione, un processo educativo a tutto tondo. Infatti, anche nelle indicazioni nazionali del 2012 si afferma che ogni scuola vive e opera come comunità nella quale cooperano studenti, docenti, genitori, anche i responsabili dell'amministrazione comunale. Infatti,
si pone anche molto l'accento sulla sussidiarietà orizzontale, oppure su, in questo periodo di emergenza, anche si parla di scuole aperte, di città aperte, ma per attuare questa didattica delle scuole aperte, delle città aperte, c'è una riprogettazione che prevede a sua volta un patto educativo territoriale, che sia territoriale, quindi di tutte le istituzioni e gli enti coinvolti nel territorio, ad esempio nel nostro caso di Latina. E la presenza di comunità appunto scolastiche impegnate nel proprio compito rappresenta un presidio quindi per la vita democratica e civile, perché fa di ogni scuola un luogo appunto aperto alle famiglie e a ogni componente della società, che promuove la riflessione sui contenuti e sui modi dell'apprendimento, sulla funzione adulta e le sfide educative del nostro tempo, sul posto decisivo della conoscenza per lo sviluppo economico e rafforzando la tenuta etica e la coesione sociale del paese. La centralità della persona, ecco qui che ritorno ancora, trova il suo pieno significato nella scuola, intesa come comunità educativa, comunità educante, bene comune, aperta anche alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locali, nazionali, europee e mondiali. Questo era già presente nelle indicazioni del 2012 e sono passati 8 anni. Gli spazi e i tempi dell'apprendimento sono un'altra cosa molto importante quando si fa una progettazione. Nel documento, infatti, si esorta a prestare attenzione all'ambiente attraverso un uso flessibile degli spazi e delle metodologie, incoraggiando l'apprendimento collaborativo, l'analisi dei problemi, quindi il cooperative learning, il problem solving e la gestione di situazioni complesse con mezzi efficaci per sviluppare competenze, compito autentico, eccetera. Compiti di realtà. In tal senso, Ranzi, ammonisce, in ragione dell'idea di cittadino che si intende formare, quello che dicevo già dall'inizio, anche l'organizzazione dell'aula diventa strumento per la partecipazione. Quindi dobbiamo, noi insegnanti, avere ben chiaro a quale tipo di finalità vogliamo giungere, che tipo di obiettivo vogliamo perseguire, anche, e per fare questo, anche l'organizzazione dell'aula va cambiata. Ovviamente ora ci sono questi paletti del Covid che fanno sì che dovremmo ripensare ancora una volta la spazialità. Quindi non si può viaggiare fisicamente, non si può progettare, però potremmo fare qualcosa che faccia sì che i bambini possano viaggiare metaforicamente. Anche quella diventa una partecipazione, il creare un ambiente interno che poi, appena possibile, possano riflettere su quello esterno. Se l'idea di cittadino è di un soggetto indipendente, in grado di compiere scelte e di organizzare il proprio futuro, l'aula deve essere organizzata in modo coerente, ad esempio, con questo obiettivo. Le condizioni da tenere sotto controllo nella progettazione, nell'azione e nell'autovalutazione, la predisposizione esplicita e consapevole deve esserci rispetto a uno spazio adatto ed efficiente, consigliando la disposizione, ad esempio, se fosse stata possibile, circolare dei banchi e delle sedie che favorisce l'apertura al dialogo e la posizione dell'insegnante. Oppure anche è importante una definizione di tempi chiari e ben delineati da dedicare a ciascuna attività. Questo si può fare tranquillamente anche se siamo al tempo del Covid. Per quanto riguarda le metodologie, è bene che a capo di ogni metodologia vengano annunciati agli studenti, quindi venga spiegato in modo molto chiaro e preciso e circoscritto quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere anche ai bambini, anche a partire dai bambini dell'infanzia. È importante che questo venga esplicitato, perché così i bambini possono essere posti sotto forma di raggiungere uno scopo, quindi di una missione da effettuare, di un compito da realtà da raggiungere. Per quanto riguarda poi alcuni paradigmi educativi e didattici, ce ne sono molti che si rifanno, per quanto riguarda appunto l'insegnamento di educazione civica, alla dimensione di servizio sociale, di relazione empatica e di intelligenza
solidale, affinché la scuola del sapere e del saper fare diventi anche la scuola del saper essere, del saper vivere con i quattro pilastri dell'educazione di Delors, no? Questo tipo di apprendimento, ah, poi molto importante, volevo sottolineare, trovate sotto le slide un riferimento a Italo Fiorin, quindi anche quella pagina dove è stato preso questa citazione. Fiorin individua nell'apprendimento servizio la nuova frontiera verso cui orientare il paradigma metodologico di quelle scuole impegnate nell'educazione civica. Questo tipo di apprendimento è sorto in America e si caratterizza per cosa? Uno, la proposta di un bisogno della comunità da realizzare, tenendo presente che ciò che viene attuato è fatto insieme agli altri membri della comunità e non a servizio di coloro. Quindi sembra una cosa scontata, ma questo fare insieme agli altri una cosa e non a loro servizio cambia proprio il paradigma di concezione di quello che vogliamo che si raggiunga. Poi, secondo punto, il ruolo attivo che gli studenti assumono e terzo punto, la coerenza del servizio con ciò che gli studenti stanno apprendendo a scuola, avvicinando il mondo scolastico a quello reale, quindi il compito autentico, il compito di realtà, cioè perché sostanzialmente devo imparare matematica, fare conti, ma perché poi quando ad esempio andrò a spesa mi servirà per prendere il resto, fare l'operazione. E questo perché? Perché fondamentalmente al centro di tutto questo sapere non c'è italiano, matematica, storia, geografia, bensì l'educazione civica. Cioè, che cos'è questa educazione civica? Abbiamo visto che è la formazione sostanzialmente della persona, collegata a tutti i vari aspetti che abbiamo visto sin dall'inizio, sia nella sua dimensione trasversale, sia nella sua dimensione di insegnamento autonomo. Abbiamo poi il metodo del debate o dibattito rispetto alle metodologie, diciamo, quindi debate o dibattito regolamentato. Quest'ultimo prevede l'analisi di temi complessi a partire dall'esplicitazione delle proprie opinioni, la riflessione su quelle altrui, che sono sicuramente diverse o possibilmente diverse dalle proprie, scusate, e la presa in carico delle eventuali confutazioni che potrebbe rigettare chi è solo chiamato ad assistere al dibattito. Quindi imparare anche a gestire l'emotività, le emozioni, anche in caso di un'opinione contraria sin da piccoli, potrebbe essere molto costruttivo per la formazione dell'adulto, della persona, anche a prescindere dal tipo di lavoro, cioè proprio della persona in sé per sé. Altre metodologie, possiamo avere il gioco di simulazione, il role playing, che costituiscono metodi innovativi che potrebbero diventare base dell'educazione civica in un futuro prossimo. Cioè non è che è un'innovazione il role playing perché esiste da anni, però il progettarlo come fulcro centrale attorno al quale far muovere le altre cose, questo il cambio di prospettiva, perché per quanto riguarda l'educazione civica, molti insegnanti, anche parlando con colleghi, in altri corsi di formazione, cioè, la cosa che dicono è: ma tutto questo noi già l'abbiamo fatto, l'abbiamo sempre fatto. Sì, è vero, però è il punto di partenza, è il mettere questa educazione civica al centro e collegarla a tutte le altre materie, che forse è il cambio di prospettiva che va fatto, non quello che è stato fatto. Quello va risistematizzato rispetto a questo mettere al centro l'educazione civica, perché è come se diventasse l'insegnamento di educazione civica un macro contenitore da collegarsi con tutte le altre cose. Anche il famoso bullismo e cyberbullismo, di cui anche si sono creati tramite il ministero i referenti d'istituto, e lì il bullismo e macrobullismo, scusate, bullismo e cyberbullismo non è nient'altro che una parte. Un aspetto da formare dell'educazione civica, della formazione quindi dell'uomo. Quindi questo
contenitore generale dell'educazione civica, ci rientrerebbe un piccolo altro contenitore che potrebbe essere bullismo e cyberbullismo, ad esempio. Poi abbiamo l'apprendimento cooperativo, che può essere realizzato attraverso la metodologia del cooperative learning, appunto, che consiste nel predisporre e organizzare occasioni affinché gli studenti acquisiscano conoscenze, abilità, atteggiamenti e competenze come risultato di un lavoro in piccoli gruppi ben organizzati. E rispetto all'emergenza Covid, in cui si richiede che il gruppo classe sia suddiviso in piccoli gruppi, forse questo potrebbe essere il cooperative learning, una metodologia da adottare praticamente, andando molto velocemente, per dare buoni risultati. Anche la didattica per concetti è molto importante, perché prevede una prima fase di verifica delle conoscenze pregresse degli allievi, una seconda fase in cui vengono forniti concetti esatti, e una terza in cui le conoscenze già possedute dagli allievi verranno incorporate all'interno dei concetti nuovi, producendo così una serie di conoscenze nuove o arricchite o rielaborate dal confronto con l'altro. Questa metodologia utilizza le mappe concettuali per la mediazione dei contenuti ed introduce il discorso sulle possibili modalità di presentazione dei contenuti rispetto a tutte le metodologie precedentemente trattate. L'utilizzo di discussioni guidate è anche molto importante, e l'assunzione da parte dell'insegnante di un atteggiamento di costante apertura ed ascolto verso tutti garantisce anche ogni possibile forma di scambio comunicativo, perché lo spazio della conversazione e della comunicazione diventi un'interfaccia che permette di aprire una finestra di dialogo tra il pensiero dell'insegnante, quindi dell'adulto, e quello degli alunni e delle alunne, e degli alunni tra loro. E questo è l'ambito entro il quale si incontrano ed interagiscono, e si impara a far interagire i pensieri di tutti, dando a ciascuno di questo pensiero la stessa dignità, quindi la stessa importanza. Quindi è importante nell'utilizzo delle istruzioni, delle discussioni guidate, l'impostazione sia strutturata, più o meno esplicita, ma il più possibile strutturata nelle diverse attività, sempre per il discorso di rendere partecipi sin dall'inizio quali sono gli obiettivi da raggiungere. Quindi, per quanto riguarda invece la valutazione, ovviamente, su sempre educazione civica, in particolare abbiamo qui, ho messo una tabella con le competenze generali e quelle specifiche. Ad esempio, nelle competenze generali ho suddiviso le competenze cognitive, affettive, sociali e socio-comportamentali. Per quanto riguarda quelle cognitive, rientrerebbero, diciamo, tra quelle riferimento specifiche, le competenze di natura giuridica e politica, conoscere le norme che regolano la vita collettiva in virtù dei propri diritti e doveri, quindi la protezione della democrazia, la conoscenza del mondo attuale, conoscere quello che sta accadendo nel mondo, competenze di natura procedurale che consistono nella capacità di partecipare a un dibattito, nella capacità di riflettere. Anche molto importante è la metacognizione, il pensare riflessivo autonomo. Poi, per quanto riguarda invece le competenze affettive, come specifiche competenze potremmo circoscriverle in conoscenza di principi e valori della cittadinanza democratica, competenze etiche e valoriali. Per quanto riguarda invece le competenze sociali e comportamentali, potremmo specificarle in capacità di vivere con gli altri, quindi cooperare, realizzare progetti comuni, quindi impegnare i bambini nella realizzazione di progetti concreti, anche che siano di rendere l'aula più bella, di fare un giornalino di classe o quante cose concrete, compiti di realtà, capacità di prendere parte a un dibattito pubblico, di saper riportare anche una piccola esperienza, creare, ad esempio, come abbiamo fatto con la professoressa Cornella Donzelli, un banchetto dove ogni bambino andava e si metteva dietro questo banchetto. C'erano diversi pannelli e dove avevamo scritto comunicazioni di idee, comunicazioni di progetti, oppure comunicazioni di stati d'animo positivi, oppure comunicazioni di
tristezza, eccetera, loro mettevano la tipologia del cartello che rispecchiava quello che avrebbero detto, e poi dietro questo banchetto iniziavano ad esplicitare queste loro emozioni oppure idee e quant'altro. E così piano piano sono arrivati, insomma, ad unirsi anche più a conoscersi. Queste cose che sembrerebbero scontate nella scuola, perché io sono da 21 anni, molte cose che sono scontate invece sono proprio le cose sulle quali bisogna lavorare e rappresentano le carenze maggiori. Matteo, un altro studioso, propone un tipo di valutazione basato su verifiche, tutte riconducibili all'unione del linguaggio, però testuale, con quello iconico, e propone tre tipi di verifica delle conoscenze: mappe da completare, quindi ritorniamo ancora alla mappa concettuale, i grafi e le tabelle a doppia entrata. Poi, per quanto riguarda ancora la valutazione del saper fare e del saper essere, Matteo consiglia il ricorso a verifiche sistematiche in itinere, con lo svolgimento di compiti di realtà e l'uso di griglie di osservazione dei comportamenti degli allievi. Se invece l'obiettivo è la formazione di un cittadino attivo e responsabile, che abbia un'ottica globale e sostenibile, si propone che cosa? Si propongono tre punti fondamentali. Per le conoscenze dovranno essere indagati i concetti di giustizia sociale, equità, globalizzazione, interdipendenza, sviluppo sostenibile, pace e conflitti. Secondo punto, per le abilità, pensiero critico, ragionamento efficace, sfida all'ingiustizia, rispetto per le persone e per le cose, cooperazione e capacità di risoluzione dei conflitti. Terzo punto, tra gli atteggiamenti, senso di identità e autostima, empatia e senso della umanità, impegno per l'ambiente, fiducia nella possibilità di cambiamento. E qui vorrei sottolineare anche un altro concetto molto importante, che è il decentramento cognitivo-affettivo, che è un aspetto che nell'educazione, secondo me, andrebbe molto molto trattato con cura. Per quanto riguarda i contenuti, appunto, dell'educazione civica, abbiamo il primo grande asse tematico, che è la Costituzione, quindi diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà, con conoscenza, riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale, rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche. Perché? Perché le leggi ordinarie, regolamenti, disposizioni organizzative, comportamenti quotidiani e le organizzazioni delle persone devono sempre trovare una coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento fondamentale per la convivenza, il patto sociale del nostro paese. Altro asse, nucleo tematico, è lo sviluppo sostenibile, l'educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio, e qui caro è l'articolo 9 sulla tutela del patrimonio culturale, artistico e dell'ambiente, e l'Agenda 2030 dell'uomo dell'ONU ha fissato i 17, appunto, obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Quindi, per quanto riguarda questo punto, il documento di maggiore riferimento, appunto, costituito dall'Agenda 2030 dell'ONU. Gli obiettivi non riguardano solo quindi la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, ma anche che cosa? La costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi. L'inclusività è un altro punto fondamentale, e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti, e mai come in questo periodo, quello il diritto alla salute, al benessere psicofisico, alla sicurezza alimentare, l'uguaglianza tra soggetti, eccetera. Altro asse, appunto, è quello della cittadinanza digitale. Ad essa è dedicato l'intero articolo 5 della legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curriculi di istituto con gradualità e tenendo conto dell'età degli studenti. Per cittadinanza digitale deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Ora, ecco, andando sempre più dal molto generale, sto scendendo più nel particolare, questa
Abbiamo creato nel mio istituto comprensivo una sorta di curriculum verticale di educazione civica. Quindi qui ci sono dei piccoli tratti e poi tutto il documento sarà presentato nel primo collegio di settembre, però queste due mappe, ecco, mi sono permessa di condividerle con voi in anticipo perché insomma erano un po' chiarificatrici di quello che per noi è questo itinerario. Quindi abbiamo le competenze di educazione civica poste al centro, che sono collegate con quattro vettori. Abbiamo il rapporto con la realtà, dove esso è collegato alle competenze digitali e alle competenze matematiche di base in scienza e tecnologia. Poi abbiamo l'altro vettore, che è la relazione con gli altri, collegato questo alla comunicazione, le famose competenze europee, comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere. Questa competenza è collegata a sua volta con le competenze sociali e civiche e con la consapevolezza e l'espressione culturale. Altro vettore è la costruzione di sé attraverso che cosa? La competenza, lo sviluppo della competenza che sia lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità e dall'altra parte la competenza che dura per tutta la vita, imparare ad imparare. Ultimo vettore è appunto la creazione, calando dall'impianto metodologico, pedagogico, nel pragmatico, scendendo ancora più nel didattico educativo, abbiamo la costruzione di questi curricoli disciplinari che sono verticali perché devono abbracciare i tre ordini gradi di scuola. Per quanto riguarda ovviamente gli istituti comprensivi, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Andando avanti, appunto, abbiamo collegato la mappa delle conoscenze, qual è? Educazione civica viene posta al centro, quindi una sorta di didattica modulare dove tutto parte e ritorna dal nucleo centrale che è l'insegnamento di questa educazione civica per tutti i motivi e tutto l'impianto che ho premesso fino adesso. Quindi abbiamo l'educazione civica che ovviamente è collegata a tutti i progetti che sono stati fatti fino ad oggi, quindi l'educazione alla pace, alla salute, alla sicurezza, all'identità sociale e culturale, diritti umani, educazione alla legalità, cittadinanza e costituzione, educazione alla solidarietà, alla prevenzione, bullismo, e cyberbullismo, educazione all'ambiente, allo sviluppo sostenibile, diritti e doveri dei cittadini, cittadinanza europea, dialogo interculturale, educazione alla convivenza, all'affettività, alimentare e quant'altro. Quindi è l'impianto di riferimento che va cambiato pedagogico, non quello che già c'è, ma va sistematizzato ponendo al centro l'educazione civica. E qui un esempio di curriculum, ovviamente io ho posto solo quello della scuola primaria, era ovviamente quella dell'infanzia e della secondaria di primo grado. Quindi abbiamo suddiviso i tre assi tematici e per ogni asse tematico abbiamo individuato gli OSA, quindi obiettivi specifici di apprendimento, i contenuti e i traguardi delle competenze. Ne leggo uno per tutti e tre gli ambiti, Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Ne leggo uno a titolo semplificativo per tutti. Ad esempio, per l'asse tematico della Costituzione, come obiettivo specifico di apprendimento, comprendere di essere parte di una comunità. E questo fa parte della conoscenza come contenuto, conoscenza, identità, cultura, alterità, io e l'altro antropologico, quindi la conoscenza del fatto che io appartengo e a una stessa specie umana, appunto, e devo condividere con essa gli usi, i costumi, le tradizioni, le conoscenze. Per quanto riguarda i traguardi, ad esempio, di competenze, un traguardo possibile potrebbe essere comprende che la cultura ha una connotazione dinamica. Quindi facevo riferimento prima alla transculturalità, cioè allo scambio tra cultura, la contaminazione e quant'altro. Andando ancora avanti, ecco, questa è l'altra parte della cittadinanza, ad esempio, digitale, approcciarsi con spirito critico alle varie tecnologie che caratterizzano la società dell'informazione, contenuti i diversi device, mezzi di comunicazione virtuali,
come traguardo di competenze distingue il mondo reale dal mondo virtuale, ad esempio. Poi andiamo avanti, che queste sono sempre. Ecco. Poi ho messo, diciamo, in tabella, sempre preso dal documento che dobbiamo ancora approvare nel collegio dei docenti, alcune metodologie, quindi lezione frontale, individuale, flipped classroom, peer educational, circle time, problem solving, cooperative learning, brainstorming, debate, analisi di testi, didattica laboratoriale e interdisciplinare, che anche i laboratori sono anche un altro punto sul quale le linee guida vanno ad insistere e che anche risolverebbero a livello organizzativo, cioè fare un laboratorio con un numero eccessivo di ragazzi, una classe intera, non sarebbe comunque produttivo. Per cui in questo tempo di emergenza in cui i gruppi classi devono essere ridotti, se non dimezzati, questo a seconda di quello che sarà la scelta poi del singolo istituto scolastico in base all'autonomia, potrebbero essere un'alternativa, quindi creare tanti diversi laboratori e far ruotare questi gruppi di classe, che magari una classe viene dimezzata in due gruppetti, ecco, potrebbe essere forse un'alternativa valida a uno stato di cose che non dipende da noi. Per quanto riguarda le verifiche, ci sono alcune proposte qui, costruzione o completamenti di tabelle, esercizi lessicali di comprensione del testo, esposizione orale oppure produzione di opere artistiche corali oppure closed test ed altre, insomma, non vi tedio ulteriormente. Poi, per quanto riguarda la valutazione, che è un altro aspetto che il collegio dei docenti sarà chiamato a valutare in base ai criteri che verranno scelti e agli indicatori, questo, ecco, vi faccio proprio un titolo a titolo esemplificativo: la griglia di valutazione con i descrittori per l'educazione civica che abbiamo proposto nella scuola primaria, ben pensando che la struttura generale dovesse rimanere calibrata ovviamente per età, sia per l'infanzia che per la secondaria di primo grado. Come è stato sottolineato anche nelle linee guida, per la scuola primaria ci sarà il giudizio, quindi non ci saranno più i voti in decimi, bensì, soprattutto per l'educazione civica, un giudizio descrittivo. Allora, abbiamo lasciato anche il voto in decimi perché si faceva riferimento a quello che veniva usato nella scuola secondaria di primo grado. Ad esempio, un 10, un livello avanzato, cioè ottimo, nel giudizio descrittivo, lo abbiamo tradotto così: conoscenza approfondita ed interdisciplinare degli argomenti e competenze sicure, esposizione scorrevole, chiara ed autonoma con linguaggi specifici, interesse proficuo, partecipazione attiva e proprietà di rielaborazione personale, eccellente capacità di adeguarsi in modo autonomo ai diversi contesti e interlocutori. Ora andiamo avanti nel concreto. Questi allora sono questa è una didattica tra virgolette modulare perché comunque erano bambini di quarta, quindi fatta in tempo di Covid, 25 aprile, quindi 1º maggio, quindi nel periodo caldo del Covid, e avevo proposto di trattare per educazione civica, da noi chiamata cittadinanza e costituzione, perché era un progetto nato da 4 anni fa, quando ancora si chiamava così, le festività nazionali. Quindi i bambini sono stati divisi erano 24 bambini, cioè sono 24 bambini, suddivisi in due gruppi. 12 si dovevano occupare di lavorare in coppia sulla festività del 25 aprile e altri 12 su quella del 1º maggio. E quindi ho messo solamente degli spunti perché poi vi farò vedere la presentazione che hanno, cioè un solo gruppo a titolo esemplificativo, la presentazione che hanno creato loro perché ci siamo dati da fare molto sulla DAD. Quindi ho lanciato solo degli input, ad esempio la poesia del 1º maggio e una del 25 aprile. Poi ho dato delle piccole e brevissime indicazioni,
lavori di gruppo a modulo, proprio per iniziare a renderli, a iniziarli, a sensibilizzarli al modo di programmare secondo una didattica modulare. Quindi lavoro di gruppo a modulo. Cari ragazzi, sarete suddivisi in due gruppi per lavorare su un tema comune, in ciascuno, che erano le festività nazionali. Ciascuno di voi dovrà approfondire un particolare aspetto dell'argomento assegnato all'interno del gruppo. Questa si chiama didattica modulare. Buon lavoro, è quello che vi dicevo dell'essere chiari, di esplicitare le vostre intenzioni, il vostro target fino alla fine. Questi erano i nomi dei primi del primo gruppo. Avevano due lo stesso numero perché dovevano affrontare la stessa materia. Poi, ogni bambino era abbinato a una materia a seconda del numerino 1, 1, 2, 2, seconda punta del numero che ciascuno di voi ha nell'elenco del proprio gruppo corrisponde a una specifica materia. Di seguito riporto il numero e la materia abbinata. Quindi chi aveva assegnato il numero 1 doveva trattare il collegamento della festività del 25 aprile del 1 maggio con italiano, il 2 con storia, il 3 con geografia e matematica perché erano due, il 4 con scienze, il 5 con inglese e musica, il 6 con arte. Quindi era proprio il collegamento della festività con tutte le materie. Andiamo avanti, le festività nazionali, assegnazione del modulo al gruppo. Quindi il primo gruppo si doveva occupare della festività del 25 aprile, il secondo del 1 maggio. Esempio di mappa concettuale. Ogni gruppo dovrà seguire questo modello di mappa concettuale inserendo al centro la parola chiave assegnata e riempiendo di contenuti a vostra scelta, quindi per creatività, pensiero costruttivo, eccetera, e fantasia le materie indicate. Ad esempio, ecco qui, si metteva al centro il 25 aprile collegato con tutte le varie materie e loro dovevano mettere i contenuti. Come dovevano procedere? Quindi sempre la chiarezza di quello che noi insegnanti vogliamo si faccia. Per svolgere i vostri lavori potete, cioè, operare in che modo? Allora, si può fare su un foglio e si può scannerizzare, fotografarlo e poi inviarlo, nel nostro caso sulla G-Classroom, perché dicevamo questo dispositivo, oppure farlo direttamente sul PC, su Paint e poi inviarlo e poi assemblarlo, perché poi c'era un capogruppo, un responsabile che si sarebbe interessato di raccogliere i lavori di tutti e creare una presentazione. Poi, molto importante, a cosa serviva questo lavoro? Quindi, quando vi dicevo, l'obiettivo, la finalità vanno esplicitati da subito. Qual è la finalità del presente lavoro? Stimolare la ricerca attiva, potenziare il lavoro cooperativo, implementare la capacità comunicativa, rinforzare l'uso delle nuove tecnologie, collaborare con genitori, fratelli e sorelle, trasformare l'emergenza che si sta vivendo in un'opportunità di crescita. Ora, molto velocemente, vi metto quello che è stata la loro elaborazione del percorso, ecco, del secondo gruppo, quindi la data era il 23 aprile, quindi in piena emergenza ci siamo rimodulati anche noi nell'attività e i bambini con molta soddisfazione, ma grazie a un percorso che è iniziato dalla prima, che è partito dall'educazione al bello e che velocemente poi anche la professoressa Donzelli vi farà vedere. Lei ha creato un diario proprio di questo percorso, quindi questo è un po' il risultato di un certo tipo di lavoro. Quindi hanno messo al centro appunto il 1 maggio e l'hanno caratterizzata, ad esempio, l'hanno collegata con il punto 1, italiano, i diritti al lavoro, l'omino della gru, che era una poesia. Poi con storia, proprio la storia del 1 maggio, 3, geografia, festa dei lavoratori, matematica, un problema, perché ora vedrete che tipo di problema è, numero 4, scienza, lavoro e scienza, l'invenzione della macchina a vapore, inglese, Labor Day, musica, inno dei lavoratori, arte, 1 maggio, ora vedremo che cosa. Ecco, vi presento il lavoro dei ragazzi. Essendo la prima volta da soli in una didattica a distanza, mai abituati, ma nemmeno noi eravamo abituati avvezzi a fare ciò,
diciamo, posso dire con orgoglio che sono stati bravissimi. Ecco, ad esempio, italiano, Anna Chiara e Viola hanno fatto, che avevano assegnato numero uno, quindi in questo caso l'italiano, hanno fatto una parte del lavoro perché sarebbe stato troppo lungo tutto, quindi hanno messo l'articolo 1 della Costituzione e poi Anna Chiara, ad esempio, ha scritto tutto un'elaborazione fatta da lei, insomma, eccetera, sui diritti del lavoro. Viola, invece, che non vi leggo ovviamente, con tutti gli articoli, ritorno un attimo indietro su Anna Chiara, che cita l'articolo 4, l'articolo 35, poi ne citava anche altri. Quindi la ricerca su questi testi, che la scuola primaria non è proprio scontato. Invece Viola, ad esempio, aveva cercato una filastrocca e quindi ha presentato questo. Poi abbiamo Storia di Letta e Camilla, che insieme, a distanza, hanno collaborato e hanno scritto la storia, hanno fatto una ricerca sulla storia del primo maggio, ad esempio. Poi invece Beva e Manuel hanno fatto, ecco, un problema, questo è molto carino, te lo leggo velocemente, quindi avevano matematica da collegare con questa educazione civica, questo particolare contenuto che gli avevo dato che era il primo maggio. La festa del primo maggio, festa dei lavoratori, nasce in America nel 1867. La festa dei lavoratori ricorre il primo maggio di ogni anno in molti paesi del mondo per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda le ore di lavoro. Prima del 1867 gli operai lavoravano 12 ore al giorno, 6 giorni a settimana. Dopo il primo maggio 1867 gli operai ottennero il diritto a lavorare 8 ore al giorno per 6 giorni a settimana. Quindi la domanda del problema, anzi le tre domande del problema sono: quante ore a settimana lavoravano gli operai prima del 1867? Quindi l'operazione. La seconda domanda: quante ore lavorano a settimana gli operai dopo il 1 maggio 1867? Terza: quante ore in meno lavorano a settimana gli operai dopo il 1 maggio 1867? Questo, secondo me, è un bellissimo esempio, molto semplice, creato da una bambina di 8 anni e mezzo, che va a ricercare, quindi va a fare il collegamento dell'educazione civica, in particolar modo della festa del primo maggio, all'interno di una disciplina che è matematica. Quindi, cioè, un lavoro meraviglioso fatto da bambini di 8 anni e mezzo. Questo, ecco, il testo del problema, vedete, con le operazioni, elaborato da loro, quindi inventato di sana pianta. Poi abbiamo, ecco, Emanuele e Sonia, che avevano assegnato come materia scienze, quindi abbiamo una ricerca, due ricerche, aspetti metodologici, rigorosi, cos'è la scienza, insomma, eccetera, eccetera. Vado avanti. Inglese e musica, assegnate ad Andrei e Samuel, hanno scritto una canzone e poi la traduzione. Poi arte, Alessia e Lidia hanno fatto questa ricerca dove hanno presentato sostanzialmente il francobollo, con tutto un momento storico da ricordare, francobollo del centenario, quindi 1890-2020, e poi delle vignette, insomma, che disegni fatti da loro, è bellissimo. Poi il 2 giugno, l'altra festività, perché quest'anno con Educazione Civica ci siamo occupati delle festività in generale, il 2 giugno, e quindi abbiamo chiesto al professor Corradini se era disponibile per darci una testimonianza di questa festività del 2 giugno e di portare la sua esperienza di Balilla piccolino, e quindi abbiamo avuto questo grande onore. Niente. Poi qui, se volete queste slide, penso che le lasciano, qui trovate un ebook. Che è il prodotto finale di un percorso educativo didattico di una scuola del Varazze, molto bello perché è sempre fatto da bambini, quindi un altro esempio di itinerario concreto. E poi qui vi ho lasciato, insomma, un po' di bibliografia, di documenti ufficiali, di sitografia e quant'altro.
Poi ecco, lascio la parola, mi scuso per essere stata lunga, e alla professoressa Donzelli che vi illustra molto velocemente il diario di un percorso fatto dalla prima con la collaborazione del Museo della Terra Pontina e altri enti, garante dell'infanzia, insomma della Regione Lazio e quant'altro. Vi ringrazio, ringrazio ancora la FIDE per questa opportunità. Pronto? Sì, Ornella, ci Ci sono? sentiamo. Io non Sì. vedo assolutamente niente, voi mi vedete, però vi posso seguire se mi seguite nella proiezione delle slide, che ho il dossier cartaceo, per cui posso spiegare da questo e se mi seguite però nel seguire le slide, insomma. Posso Sì, ma ok. spiegare? Le slide, una cosa organizzativa, le slide Ornella le metto io? Lo so, io non posso agire, ho solo lo Ok, allora sì, allora le schermo. metto io, mentre la professoressa Ornella Donzelli inizia a parlare, io carico le slide, che non potevo fare Ecco. prima perché sennò si bloccava tutto il sistema. Ringrazio. Intanto introduco questo lavoro che tu hai già annunciato. Questo praticamente è un dossier che abbiamo fatto alla fine dell'anno scolastico, un anno un po' travagliato perché abbiamo fatto però delle belle esperienze anche con la didattica a distanza. È un diario di un percorso didattico appunto che abbiamo chiamato di cittadinanza e Costituzione che finalizza la conoscenza e la crescita nella convinzione che non è la carta solo, la Costituzione non è di carta, ma è come una macchina e la benzina sui giovani. In pratica è un'affermazione di Piero Calamandrei che inizia questo, diciamo che ci serve come introduzione. È un percorso che appunto si concretizza nella quarta, andando a ritroso e seguendo quello che è stato il nostro percorso, iniziato come educazione al bello, con una felice intuizione di Maria Teresa appunto sulla bellezza. Bellezza che in questi giorni poi si sente molto rievocare e noi l'abbiamo iniziato appunto 4 anni fa. È un percorso tra parole ed immagini, infatti io ci tenevo a concretizzare come un'immagine abbia un significato e un significante, per cui questo applicato ai simboli come possono essere appunto la blasonatura, la bandiera, la stessa, diciamo, i simboli della Repubblica, diciamo, che sono l'inno nazionale, il tricolore, l'emblema, lo stendardo, il vittoriano stesso, questo monumento che abbiamo a Roma e che i ragazzi poi avranno modo di visitare, anche se quest'anno l'abbiamo fatto in fotografia. E quindi abbiamo visto con l'insegnante di musica l'inno nazionale, che poi hanno avuto modo di esibirsi anche in una manifestazione. Il simbolo del Vittoriano, che non è solo un monumento, ma presenta più cose relative alla storia dell'Italia. Voglio andare un po' veloce. E poi l'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale, che è proprio basato sulla bellezza. Infatti lo Stato tutela la bellezza, la preserva, la culla e la ricerca, e la ricrea. Io seguo sempre 4 parole chiave, diciamo, che sono il conoscere, capire, valorizzare e tutelare. Questo è un percorso che porta proprio alla crescita, e alla consapevolezza. E poi passiamo proprio all'applicazione, diciamo, di questo percorso. Io mi occupo della didattica museale presso questo museo della città di Latina. È un museo che nasce 20 anni fa e che racconta proprio la storia di questo territorio. Quindi i ragazzi, quindi vediamo, sono stati nominati amici del museo, entrano, qui si vedono in fotografia, sono bambini di prima, in primavera, diciamo.
quindi verso la fine dell'anno scolastico, sono stati invitati a questa visita creata per loro, diciamo, perché poi la didattica museale è quella, diciamo, che prepara dei percorsi adeguati all'età. E quindi i ragazzi sono stati accolti, hanno cominciato a entrare nel merito di questi locali del museo, entrando appunto in quello che era la storia del territorio, un territorio molto particolare che ha una sua storia, una parte anche archeologica importante, ma che qui viene trattato proprio come si passa, e qui poi abbiamo fatto un approfondimento anche legato alle acque, diciamo che da palude si trasforma poi in quella che è la nostra città in cui viviamo. Quindi tutta la trasformazione, diciamo, la bonifica, la trasformazione agraria e quindi poi la nascita delle città. Siamo passati quindi abbiamo poi un passaggio in cortile, nel giardino, dove loro hanno avuto modo di affrontare quella che era la Lestra e quindi tutto il mondo che abbiamo visto in immagini in bianco e nero, tra l'altro, legate alle prime fotografie di questi ambienti paludosi, a quello che invece qui vediamo, la vita nel podere, quindi la casa colonica che si ha dopo l'appoderamento. Un locale nel museo tratta il tema dell'istruzione, quindi delle prime scuole, ci sono degli arredi delle prime scuole, ma c'è anche tutto un discorso precedente di quando l'istruzione avveniva per i bambini la domenica, un po' abbinato al catechismo tante volte, no? E quindi cos'era questo mondo dei loro, ormai non sono più nonni, ma possiamo dire bisnonni, e quindi abbiamo rievocato quelli che erano i giochi d'epoca, tra cui il salto della corda, che poi nel momento del coronavirus è stato riutilizzato anche dagli insegnanti, insomma, di educazione fisica, perché era una delle poche cose che si poteva fare a casa. E poi, ecco, frequentando il giardino, ripeto, hanno visto la prima costruzione nell'ambiente prebonifica, quindi la Lestra, e qui c'è anche diciamo, una foto da portarsi poi a casa relativamente a questa capanna, chiamiamola così. E poi abbiamo impostato il discorso sulle parole chiave, eh? Quindi ogni argomento che è stato trattato si è sintetizzato in una parola chiave che poteva essere utile poi all'insegnante nel ritorno a scuola per rievocare quello che avevano visto. Così come anche abbiamo il pipistrello, perché noi il pipistrello adesso è diventato nel tempo del coronavirus un altro argomento di attualità. Comunque nell'ambiente per bonifica si pensava che il pipistrello poteva essere un deterrente per le zanzare, quindi venivano costruite addirittura delle grandi capanne, molto grandi, diciamo, e quindi qui c'è una scheda che noi forniamo appunto agli insegnanti, che poi può essere colorata e che fa appunto riflettere i bambini su questo, così come anche la maschera che è stata proposta come la maschera, diciamo, della città, proprio perché del territorio, perché riprende i colori della città e anche il grano praticamente con anche la copertura. Il nostro percorso si è abbinato poi a quello. Si parlava prima della collaborazione di enti, quindi abbiamo avuto la scuola, il museo, ma anche la LIPU come ente, che ha fornito ai ragazzi, diciamo, quella che era l'educazione ambientale fatta sul campo, e anche in particolare nel momento in cui si parla di cittadinanza e costituzione, il mondo delle api. E quindi il mondo delle api è diventato il mondo da scoprire e da scoprire le regole di questo mondo, e quindi come questa comunità delle api sviluppa le varie diciamo incombenze di ciascuna categoria, che poi è diventata, vado ad andare molto veloce perché non so quanto tempo, la LIPU con la Rodari appunto hanno fatto un progetto virtuoso, così chiamato, questo è un articolo di giornale del territorio. Sono andati a vedere i vari ambienti del territorio e questo mondo delle api è diventato un oggetto anche nell'ambito di quella che è la manifestazione a cui aderisce il museo di Frascati Scienza, proprio perché il mondo delle api era
preso per un triennio a modello proprio per il mondo, diciamo, per la Notte Europea dei Ricercatori. Quindi i ragazzi sono diventati a loro volta dei protagonisti con questi loro elaborati, con questo loro percorso che hanno sviluppato appunto sia sul territorio che anche nell'ambito scientifico, in questo caso nel mondo delle api, in collaborazione con la LIPU. Qui abbiamo i diversi cartelloni che i ragazzi hanno fatto sviluppando i diritti umani, di cui vi aveva già dato notizia Maria Teresa, perché poi hanno partecipato a diverse manifestazioni del Comune di Latina. Invece con il museo abbiamo celebrato la giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera il 17 marzo del 2019, i ragazzi sono venuti al museo e hanno presentato i loro lavori, e qui abbiamo delle foto. Appunto, avevano l'abito di una recita precedente in cui appunto avevano presentato i diritti studiati, che qui abbiamo anche riportato, e della, diciamo, i punti della Costituzione, gli articoli della Costituzione che avevano studiato e quelli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E hanno avuto dal museo un attestato appunto di partecipazione e di presentazione di questo loro progetto. Qui invece abbiamo la mostra che i ragazzi avevano allestito con i loro materiali, abbinata al, vi ho ancora detto appunto che oltre alla LIPU abbiamo avuto una collaborazione col laboratorio teatrale, e quindi sia questa recita in cui vediamo che vengono trattati i diritti umani, la Costituzione, e già si presentano i quattro elementi che poi saranno sviluppati, in particolare io con il museo ho sviluppato quello dell'acqua. L'acqua nei vari aspetti, tra l'altro, perché potevamo avere l'acqua del lago, l'acqua del mare, l'acqua della palude, e quindi più punti appunto, e poi siamo arrivati al diritto all'acqua. Andando avanti, l'anno successivo con il laboratorio teatrale hanno di nuovo rappresentato, in questo caso, quello che avevano sviluppato con la LIPU, hanno rappresentato il mondo delle api con la recita che aveva come titolo Il Regno di Arnia. L'hanno presentata alla fine dell'anno scolastico, ma poi è stata richiesta anche, la mostra l'hanno presentata anche al museo, ma poi è stata richiesta, oltre che con Frascati Scienza, anche dal Club UNESCO, dove appunto hanno avuto modo a dicembre dello scorso anno di rappresentarla anche come giornata UNESCO dedicata ai diritti umani. Quindi questo nostro percorso, diciamo che ha sviluppato diverse tematiche. Riprendo poi, arrivando qui a questa tavola dove abbiamo Maria Teresa, appunto, ha voluto trattare il tema della bellezza legata alle muse. E quindi qui abbiamo innanzitutto la decorazione dell'ingresso all'aula, che quest'anno è stata penalizzata perché poi da marzo in poi questo ambiente scolastico non è stato più frequentato, ma il tema della bellezza appunto legato anche al tema dello spazio, e partiva dalle muse e il mondo delle arti. Qui abbiamo il manifesto UNESCO appunto della recita che è stata fatta l'11 dicembre. E poi, ecco, siamo entrati nel periodo del coronavirus e via telematica appunto è stato trattato il tema del cyberbullismo, del bullismo insieme alla prefettura di Latina. Qui abbiamo la differenza tra l'aula scolastica che hanno lasciato con l'IM, eccetera, a quella che invece era la didattica a distanza. Quindi ora siamo tutti a casa e facciamo una didattica diversa a distanza, ma molto, diciamo, approfondita, tanto che poi i ragazzi hanno fatto questo pannello, che è stato poi anche pubblicato sempre su un giornale della città, che il nostro vaccino è costruire e fortificare la nostra rete sociale, perché mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo. E questo è il cartellone che i ragazzi
anche se a distanza, sono riusciti a concretizzare attraverso la collaborazione di dei genitori, insomma, che l'hanno fissato, ed è quindi stato un lavoro di sostanza relativo appunto a questo periodo particolare, a cui non eravamo preparati, chiaramente. Poi abbiamo sempre una conferenza sul bullismo e cyberbullismo legato al mondo minorile. E poi, mi sentite? Sì, Pronto? Perché mi è andato via siamo. tutto in questo momento. E poi abbiamo fatto anche una sperimentazione riguardo allo spazio. Stavamo tutti a casa e quindi non potendo andare a sviluppare lo spazio della città, della conoscenza, eccetera, abbiamo fatto una sperimentazione facendo progettare ai bambini un loro spazio virtuale casalingo, concretizzandolo in un piccolo modellino con diciamo, materiali da recupero che si potevano trovare a casa, quindi ambiente che poteva essere la riproduzione di quello reale che loro avevano a casa oppure di quello che sarebbe piaciuto a loro, insomma, avere come stanza. E quindi abbiamo fatto una sperimentazione di lockdown, che poi i ragazzi sono stati invitati a fare anche relativamente agli spazi scolastici. E lì abbiamo avuto anche delle notevoli, diciamo, ci siamo quasi meravigliati di come questi bambini potessero arrivare a progettare degli spazi nuovi per il loro futuro scolastico. E poi qui riprendo il discorso del 2 giugno, della celebrazione del 2 giugno, dell'inno e poi dell'incontro con Corradini, che appunto è stato, diciamo, la conclusione del nostro anno scolastico. Questo è quanto. Ornella, complimenti, sei stata velocissima e chiarissima. Sapevo che i tempi erano ristretti, quindi anche spazio alle domande, insomma. Bene, bene. Grazie, vi ringraziamo tutte come FIDAE, sia la docente Marsura sia la dottoressa Donzelli per l'esposizione. Non è mancato qualche problemino tecnico, però insomma ci sta considerato insomma, gli strumenti che noi utilizziamo. Ecco, noi vi ringraziamo. Ricordo che il percorso che stiamo facendo consta di tre seminari e che stiamo, diciamo, e che questo era il secondo appuntamento, mentre il terzo appuntamento con il professor Porcarelli, che è l'educazione civica nel secondo ciclo di istruzione, avremo il 24 alle 16:30. Io vi ringrazio ancora, anche a tutti i partecipanti, e buona serata. A voi, Grazie, grazie. grazie. Arrivederci, grazie, buona serata, arrivederci.